tornati a Sesta Ora, cambiamo pagina, ci spostiamo a Belpasso e quindi abbiamo cambiato anche i nostri ospiti. Voglio subito presentare il sindaco di Belpasso, Alfio Papale, buonasera. Buonasera. E poi voglio presentare anche il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia, Gianni De Luca. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, siamo qui a proposito di Carri di Santa Lucia, non a caso, per parlare di quella che è la festa chiaramente della Santa Patrona di Belpasso, Santa Lucia, festa che verrà diciamo articolata in diverse giornate, però effettivamente è il 13 di dicembre. Però già a partire da questa sera cosa succederà? Ne parlo magari con il presidente della Fondazione. Sì, stasera abbiamo preparato una grande andivigilia, diciamo, con il mercatino di Santa Lucia e la Fiera del Dolce, che sono due iniziative che fanno da apripista, diciamo, a quella che è la manifestazione dei carri di Santa Lucia, che poi si svolgerà domenica 11 alle ore 19 e lunedì 12 alle ore 20:30. Invece stasera partiamo con queste due manifestazioni in modo che possiamo dare, voglio dire, spazio a tutte le persone che girano l'Interland e Etneo e quindi venire a Belpasso per poter godere della nostra festa. Quindi diciamo un'occasione per passare un bel sabato anche e una domenica e per conoscere chiaramente anche meglio Belpasso. Quindi domani sera e dopodomani invece ci saranno questi carri di Santa Lucia, i famosissimi carri di Santa Lucia, che poi è una cosa un po' unica, vero sindaco? Sono praticamente delle grosse costruzioni meccaniche che racchiudono elaborate scenografie costruite dai ragazzi dei quartieri, capeggiati da un mastro artigiano che non fa altro che tramandare tradizioni che provengono dai nostri genitori, provengono dai nostri nonni. Ed è, devo dire, è più di un mese di festa, cioè vedere tutti i ragazzi della nostra, diciamo, Belpasso la sera impegnata in queste costruzioni, impegnare il loro tempo a realizzare queste scenografie che non fanno altro che raccontare la vita della Santa o raccontare scene di vita religiosa oppure anche scene di vita sociali che alla fine non fanno altro che concludersi con l'apoteosi di Santa Lucia. Allora, nel frattempo la regia ci sta mandando delle immagini, suppongo relative allo scorso anno, alla festa dell'anno scorso. Sì, questa è la manifestazione dello scorso anno, sono le varie spaccate, ecco le scene che si aprono, perché i carri arrivano in piazza racchiusi dentro pochi pannelli scenografici e poi, come per incanto, incominciano ad alzarsi, ad aprirsi, a ruotare su se stessi per raggiungere la considerevole altezza di oltre 15 metri e una larghezza di 10 metri, pensando che sono assemblati tutti su un rimorchio. Ah, ecco. Dietro le quinte ci sono i mastri artigiani che hanno ideato. Ecco, questo è il momento finale di ogni carro, l'apoteosi di Santa Lucia, che viene mostrata nella gloria del paradiso. Nella veste tradizionale del verde e rosso e la palma del martirio. E questo invece? Questo è il carro del quartiere matrice dello scorso anno, è la parte finale dove vengono intersecate anche le luci, i suoni, effetti laser, effetti pirotecnici. Ecco, vediamo una veduta d'insieme con un racconto narrato da una voce fuori campo che, come diceva il sindaco, appunto narra di allegorie della vita moderna legate al messaggio evangelico, legate al messaggio della testimonianza cristiana di Santa Lucia. Ci sono dei messaggi per la comunità, per la collettività, diciamo, dietro Il tema del carro cambia ogni anno, quindi il carro in se stesso è un pezzo unico e posto nei giorni canonici della festa, cioè chi non lo vede in quell'occasione non lo vedrà mai più, perché il tema cambia ogni anno. E i temi si rifanno, voglio dire, anche ad aspetti della società contemporanea. È da 100 anni che i carri si fanno a Belpasso. Per esempio mi raccontano i vecchi che alla fine della Prima Guerra Mondiale i carri erano due enormi carri armati che si scontravano e poi al centro si alzava Santa Lucia come modello di pace. Ecco, voglio dire, siamo a contatto con quelle che sono le esigenze della società moderna. Come nasce questa tradizione del carro, sindaco?
Come mai a Belpasso, circa 100 anni fa, come diceva il presidente della fondazione, è nata questa tradizione? No, guarda, praticamente Belpasso era un paese artigianale e quindi c'era questa famosa classe dei mastri che si impegnavano fra di loro, gareggiavano fra di loro nel cercare di realizzare queste costruzioni, però volendo significare tutta la loro devozione nei confronti della Santa. Noi non dimentichiamo che un altro momento bellissimo di questa festa sono i 13 giorni dove c'è la famosa tredicina. Che cos'è sta tredicina? Ogni mattina alle 5:30 il campanone della Chiesa Madre dà dei colpi e tutta la gente accorre in chiesa ad ascoltare la messa, a partecipare alla Santa Messa e nello stesso tempo a sentire la voce del predicatore. Quindi i carri sono della manifestazione folcloristica per certi versi, ma è anche una manifestazione di religiosità, di devozione. Certo. Cioè la capacità di tutti questi gruppi, di questi ragazzi, di chi ci sta dietro, che li organizza, sa nel trasmettere, nella capacità di trasmettere un messaggio religioso, proprio per dimostrare la loro devozione nei confronti della nostra Santa. Non si può giustificare diversamente. Quindi nasce chiaramente sempre con uno spirito religioso. Quindi. Ma io vorrei sottolineare che la festa di Santa Lucia è principalmente una festa religiosa, una festa di devozione. Quanta gente accorre mediamente a vedere questo spettacolo, sicuramente unico? Sì, sì, la festa di Santa Lucia è seguitissima da una marea di gente, anche proveniente dai centri vicini. Di solito calcoliamo intorno a da 4.000 a 5.000 presenze diciamo, ogni anno, anche perché poi i carri vengono riproposti durante la processione dell'Avare. Il 13 dicembre c'è una bellissima processione che inizia alle 10:30 del mattino con una breve sosta nell'ora promediana per concludersi oltre la mezzanotte. La processione attraversa tutti i quartieri belpassesi e i quartieri che hanno realizzato i carri durante la processione del simulacro delle sante reliquie di Belpasso. Belpasso vanta l'onore di avere ben 4 reliquie della Santa Martire Siracusana. Durante questa processione, ecco questo momento di religiosità popolare, quando i laici danno questa testimonianza del loro credo cristiano e cattolico nei confronti di Santa Lucia, con l'apertura di questi carri chiamati giustamente di Santa Lucia, non allegorici. Anticamente venivano chiamati carri allegorici, però secondo me è più appropriato questo termine, i carri di Santa Lucia, perché narrano e parlano di Santa Anche perché Lucia. Allegorico, non so, magari rievoca più che altro cose tipo il carnevale. Sì, sono allegorici magari perché certe volte richiamano attraverso le allegorie, vogliono dare un messaggio, cioè dire l'allegoria della luce, per esempio, viene trattata sempre nei carri e quindi l'allegoria della luce ci porta anche al messaggio evangelico di Cristo, luce del mondo, perché da lì a pochi giorni poi ci sarà il Natale del Cristo e quindi diventa anche una forma di catechesi, di preparazione al Natale. Allora, noi intanto abbiamo raccolto anche la dichiarazione del Presidente del Consiglio di Belpasso, Nino Rapisarda, a proposito dei carri di Santa Lucia e quindi lo sentiamo subito. Per partire le celebrazioni di Santa Lucia, che cosa possiamo dire su questi carri? Ma guardi, i carri è un momento parecchio importante per la comunità belpassese. La festa religiosa è un momento sicuramente primario, ma quello che è spettacolare è proprio perché è un evento unico, non ce ne sono casi analoghi alle vicende di Belpasso, cioè questi carri allegorici, che il termine forse è un po' pesante perché si possono paragonare ai carri di carnevale, ma non hanno niente a che vedere, perché si tratta veramente di opere d'arte e quindi vanno attenzionati, e come ho detto stiamo attenzionando anche quello di fornire a questi giovani, per non scoraggiarli, per metterli in condizione di operare anche in una maniera dignitosa, non fuori all'esterno, con dei capannoni che ogni anno possono conservare le opere che realizzano e utilizzarle anche per gli altri anni. Per la mia banca è sicuramente di grandissimo interesse, con specifico riferimento a Belpasso, perché noi già dal 98 viviamo Belpasso e il suo territorio, perché abbiamo acquisito per fusione, per incorporazione, la vecchia cassa rurale di Belpasso. È stata per noi un'esperienza importantissima, perché in quella fase abbiamo avuto modo di conoscere veramente
tante persone che amavano il loro territorio, tant'è che avevano creato una banca del territorio e che ancora oggi continuano a trasferirci questa loro passione, e così appunto per i carri di Santa Lucia. Abbiamo sentito chiaramente le dichiarazioni del presidente del Consiglio di Belpasso Nino Rapisarda, ma anche di uno degli sponsor di questa festa dei carri di Santa Lucia. Quanto è importante, ecco, il contributo chiaramente da parte degli sponsor, perché anche da un punto di vista economico è una festa che suppongo costi parecchio. Sì, questo senz'altro, voglio dire, è importante il contributo degli sponsor per tutte quelle che sono le necessità economiche e tecniche, perché si deve precisare questo, che i mastri e i giovani, come diceva il sindaco, che lavorano nei carri non prendono una lira, è solamente uno spirito di devozione. Alla fine della giornata lavorativa, della giornata di studio, si va fino a notte tarda a fare questi carri, ma nessuno prende una lira, perché è un discorso solamente devozionale nei confronti della Santa Patrona. Però ci sono le spese logistiche, le spese tecniche, si debbono acquistare tutti i materiali, i carri sono fatti di ferro, sono fatti di legno, sono fatti di luci, sono fatti di impianti elettrici, di marchingegni, puleggi, piani inclinati, che hanno naturalmente un costo. Quindi il nostro primo sponsor è il Comune di Belpasso, che è socio fondatore della Fondazione dei Carri, che da sempre, diciamo, con un apposito capitolo di spesa finanzia sia la manifestazione dei carri che sia anche la festa in generale, e stiamo cercando anche di avere presenti anche degli enti che lavorano, che sono presenti nel nostro territorio, in modo da poter dare anche un prosieguo a questa manifestazione, una certa garanzia economica che la garantisca appunto nel tempo. Sindaco, visto che il Comune di Belpasso è il primo sponsor, quanto viene a costare questa festa, diciamo, per le casse del Comune? Ma quest'anno il Comune ha stanziato circa 65.000 euro, però il problema non sono solo quelli stanziati, poi ci sono anche altri oneri accessori. Una cosa però importantissima è che il Consiglio Comunale è proprio in fase di assestamento di bilancio, un paio di giorni fa, circa 10 giorni fa, ha stanziato una somma che si deve reperire tramite un mutuo per la realizzazione invece di un altro stabile dove poter alloggiare i carri di Santa Lucia. Cioè, dire, in pratica attualmente noi abbiamo due quartieri che beneficiano di locali comunali e quindi i ragazzi lavorano al coperto, al riparo dal freddo, mentre altri due quartieri lo fanno per strada o lo fanno utilizzando locali così provvisori, diciamo sistemati per l'occasione. Quindi avete trovato lo stabile proprio per questo. Invece, creando un altro stabile, così come quello che già abbiamo di proprietà comunale, noi diamo a tutti pari dignità, li mettiamo tutti sullo stesso diciamo passo per poter degnamente e dignitosamente realizzare le loro opere. Quante sono le persone che partecipano attivamente alla costruzione dei carri? Solitamente ogni quartiere gravitano dai 50 alle 70 persone, tra mastri, giovani, meno giovani, anziani, quindi su 4-5 quartieri, insomma, abbiamo un movimento di circa di 400 e passa persone, che quindi tutto un bollulare durante le serate di dicembre a Belpasso di persone. Poi c'è anche una sana goliardia, perché come diceva il poeta, il segreto del meccanismo del carro lo conosce solo il mastro che ne è l'ideatore, con pochi intimi. Così, certo, viene preparata la grande sorpresa dell'entrata dei carri, che erano preceduti anticamente dall'esecuzione delle antiche cantate. Ecco, qui noi siamo a Catania, anche a Catania, ma tutta nella zona etnea ionica, dalla fine dell'Ottocento si fecero queste cantate in onore dei santi patroni. Anche a Belpasso ogni quartiere ha una sua cantata che precede l'apertura del carro, con il corpo musicale, la banda, il coro, e quindi la serata viene chiamata anche la serata dei giovani cantanti. Va bene, sindaco, allora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ritorneremo nell'ultima parte di Sesta Ora a parlare ancora di Belpasso e dei carri di Santa Lucia. A tra poco!